8 dicembre, festa dell'Immacolata. Siamo all'interno della meravigliosa chiesa di Santa Chiara, dove fra poco sarà celebrata la messa per la festività dell'Immacolata e ci sarà la benedizione delle bandiere borboniche. Siamo in compagnia delle due principali cariche del Real Circolo di Borbone, il delegato regionale, dottor Alfredo Buonincontro. Dottore, buongiorno, questa mattina un evento importante. Sì, questa mattina l'8 dicembre, oltre a onorare a Maria Immacolata Concezione, che la dinastia e la famiglia Borbone avevano una fede particolare, ricordiamo che l'8 dicembre del 1816 viene anche fondato il Regno delle Due Sicilie, viene riconosciuto ufficialmente il Regno e Ferdinando, Re Ferdinando, che in una delle più famose piazze romane, lui regalò anche la statua della Madonna a Papa Pio IX. Oggi è in effetti per noi una ricorrenza importante, in quanto dimostriamo negli anni che il popolo napoletano ha fedeltà nelle sue tradizioni. Non è un discorso certamente politico, ma è un discorso che va al di là delle questioni politiche, perché intende ricordare le nostre origini, le tradizioni, ripeto, e il fatto che la famiglia Borbone per Napoli ha fatto molto, ha fatto tanto, con opere che ancora oggi tutto il mondo viene ad ammirare. Quindi la ricorrenza dell'8 dicembre per noi è il ricordo del dogma di Maria Immacolata Concezione e della nascita l'8 dicembre 1916 del Regno delle Due Sicilie. Essere figlio adottivo di Dio. Ma tu, o Immacolata, chi sei? Non sei soltanto creatura, non sei soltanto figlia adottiva, ma sei madre di Dio. E non sei soltanto madre adottiva, ma vera madre di Dio. E non si tratta solo di un'ipotesi, di una probabilità, ma di una certezza totale, di un dogma di fede. Ma tu sei ancora madre di Dio? Il titolo di madre non subisce mutazioni. In eterno Dio ti chiamerà madre mia. Colui che ha stabilito il quarto comandamento ti venererà in eterno, sempre. Chi sei, o divina? Egli stesso, il Dio incarnato, amava chiamarsi figlio dell'uomo, ma gli uomini non lo compresero. Ed anche oggi, quanto poche sono le anime che lo comprendono e quanto imperfettamente lo comprendono. Concedimi di lodarti, o Vergine Immacolata. Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva Immacolata! Viva Maria! 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 Viva Maria!